Siamo a casa, ma niente ci impedisce di fare dei disegni spericolati. Prendiamo un soggetto, una pentola ad esempio. Per prima cosa fissiamo il foglio per impedire che voli via. Per disegnarla useremo 9 colori differenti, sparsi per tutta la stanza. Ad ogni colore assegneremo un numero da 1 a 9. Per fare il vostro disegno dovrete usare tutti e 9 i colori, uno alla volta, 6 secondi a colore. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 3, quello è 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6. E questa è la cosa difficile, perché magari te con 1, 2, 3, 4, 5, 6 colori hai già disegnato tutta quanta la pentola. E allora qua devi aprire bene gli occhi. Apri bene gli occhi. Esatto. E devi cercare nella pentola dei particolari che prima non vedevi, in questo caso il riflesso della matita sulla pentola. Dove eravamo rimasti? A 7? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ecco il nostro disegno spericolato. Non è elegante, non è perfetto, ma si vedono benissimo tutti i particolari. Sembra il libretto di istruzioni per montare un giocattolo. E allora proviamo a montarlo. Ecco a voi una fantastica pentola reinventata. Riepilogando. Scegliete un oggetto, Spericolatelo. reinventatelo,